C'è qualcuno lì? Guarda, guarda! Che cazzo è che mi ha toccato la spalla? Come l'ha toccato? Porca puttana, che cazzo è che mi ha toccato? Io no, io sono qui io. Cos'era? Ho visto qualcuno. Giuro. Anche quell'altra. No. Oddio. Porca puttana. Mi chiamo Francesco Mascioli e sono un esploratore del paranormale. Fammi sentire la tua sofferenza in qualche modo. Nel lontano 2018 do vita al TPE, un gruppo di investigatori del paranormale, il quale il nostro scopo è di catturare strani fenomeni spiegabili. Guarda, sono le ragazze! Spinto da questa grande passione, giro per tutta Italia, alla ricerca di luoghi abbandonati e infestati, su cui svolgere indagini paranormali. Ho visto passare una sfera luminosa in alto! Che cosa c'è dopo la morte? Per scoprirlo, venite con me. Ragazzi, benvenuti come sempre a un nuovo video del TPE. Siamo al di fuori delle mura di un antico castello, una villa castello che risale al 700 o 900, perché i dati storici purtroppo non sono molti. Siamo all'esterno di questa struttura che è molto interessante, abbiamo già visitato l'interno ed è molto inquietante e particolare, molto diroccata purtroppo, però secondo me sarà molto interessante quello che si nasconderà all'interno di questa villa o castello che sia. Tra l'altro, quando eravamo a esplorare sono successe cose strane, tipo dei rumori all'interno della struttura, esattamente nella parte delle scale. Abbiamo sentito dei rumori molto inquietanti. Quindi adesso, che dire, entriamo e vediamo che succede. Allora ragazzi, siamo entrati dentro la struttura. Che dire, iniziamo direttamente adesso l'indagine paranormale e vediamo quello che accade. Siamo al piano terra di questa villa, questo castello. Ho in mano un RF. Queste non sono le scale di prima, erano al piano sopra, quelle dove si sentiva il rumore. No, non era qui. È la parte sopra, sì. Non era qui. Un po' queste stanze qua. Se c'è qualcuno, basta che si avvicini allo strumento che ho in mano. C'è qualcuno qui? Se c'è qualcuno può fare un rumore? Questo era l'ingresso principale. Guarda, guarda! Ho sentito un rumore, si è illuminato lo strumento. Hai visto? Sì. C'è qualcuno lì? Pensavo ancora. Guarda, guarda! Oddio! Sei qui? Ti puoi avvicinare allo strumento? Prova a me, Bob. Guarda, non c'è? Porca miseria! Sei qui? Ciao! Sei qui? Cos'era? Non lo so.
Questo è un pezzo. Qualcuno ha fischiato? Un rumore. Sei qui nel salone, Ti avvicini per favore? Incredibile. Provo a riandare via la porta. Mi fai capire dove sei? Sei qui? C'è qualcuno qua che vuole comunicare? Si è sentito rumore, si è illuminato e poi si è sentito tipo un verso, cos'è? Un fischio dietro di te. Sì. Guarda, non si sta più illuminando, cioè, no, zero. Era qui 2 secondi fa. Sì. Una fonte di energia ha legato al campo elettromagnetico, una presenza. Che cazzo era? Cosa? Ho visto un'ombra là in fondo. Là dove c'è il fondo del letto. Sì. Ho visto qualcosa. Qui. Oh, fra. Un pochino. Visto? Sì. È proprio nel punto in cui ho visto qualcosa. Però l'RF non si sta illuminando, quindi. Cosa può essere? No. Ora poca energia. Proviamo, continuiamo su, dai. Ciao. Lo sento. È qui? Boia. Ma perché fa così la scatti? Che si illumina te. Sì, ma è strano. Ti avvicina Federico? Fallo illuminare lo strumento che ha in mano. Guarda. Anche il mio? È qui. Sento dei rumori lì. Però come riesco a zoomare? Da lì? Sì. Andiamo. Continuiamo sopra un luogo. Vai. Così almeno le uso dopo, cioè nella parte in cui c'è qualcuno? Azione! Sei qui con noi? Sì, fai illuminare lo strumento che ha in mano Federico. Avvicinati per favore. Se ti avvicini conferma la tua presenza. Ci conferma a noi la tua presenza. Guarda. È illuminato. Sì, sentito. Vedi, è comodo avere lo strumento che suona quando si illumina. È vero. Ai tempi, all'inizio, quando si era. No, magari. Non te ne accorgevi. Illuminavo e te ne accorgevi. Ci stai seguendo? Sei qui con noi?
ci potrebbe essere qualcosa, visto gli anni che ha questo luogo, il vissuto che c'è dietro. Ci potrebbe essere qualche vostra energia o la vostra presenza. Ce lo dovete far capire, non siamo qui per darvi nuove, che siamo qua solamente per parlare, comunicare con voi, aiutarvi. Non vogliamo darvi fastidio. Ti avvicini allo strumento lì sulle scale? Per favore. Possiamo vedere o questo lato o quell'altro opposto. Vedi, vedete che comunque qua è crollato, quindi non possiamo esplorare questa zona. Quindi o la parte in fondo o la parte dove siamo adesso noi. No, ci posso credere. Cos'era? Calabrone. E sta veramente impazzendo. Porca puttana, un segnalaccio. No. È un segnalaccio. Lo so perché ho avuto a che fare con queste cose strane. Quando inizia a cadere, a sbattere i muri, non è un bel segnale. No, perché... Ed espostati. Raggio. Questo tra poco ci viene addosso. Te lo dico perché ho avuto un'esperienza... Guarda, ci sta seguendo! Te lo dico per il tuo bene! Perché ci pensa? Si stava rincorrendo! Perché ci pensa? Guarda, vedi che era tutto strano! Se no ci pensa! Sbatteva per terra, visto che strusciava per terra? Sì, sì. Ti sembra un calabrone normale? No, cercava la mia uscita. Sì, io sono scappato così, ma non perché ho paura, cioè ho paura di qualcosa di strano, è perché ho paura che mi pinza. In per primis. Forza. Lo dico di andare via, perché siccome ho avuto un'esperienza alla Chiesa Blu dove siamo stati perseguitati da calabroni, di notte al buio, comparivano dalla parete, dai soffitti, così ci rincorrevano, ci sbattevano su muri, per terra, e ci hanno perseguitato per il seminario. E poi, incredibile, quando siamo andati in chiesa, non sono venuti. Eppure le porte erano aperte. Lo so. Quello se ti pinza... Fa male. Se ti pinza al collo, ciaone. Secondo me, proviamo a passare a questo lato, cioè saliamo sopra, poi dopo si ripassa di là. Però sopra... Vabbè. Si va dove eravamo prima. Lì stai registrando? No. Così. Dov'è sopra? Su. Non l'avevo chiusa quella porta. Quando l'hai chiusa? Prima di... Ti ricordi? Non me lo ricordo. Registra comunque. L'avevo chiusa. Fermati. Cosa? Sento un rumore. Eravamo qui che si sentiva i passi su. Cos'era? Ho visto qualcuno. Giuro. C'ho cuore a mille. Cosa hai visto? Qualcuno era alla porta. Mi è sembrato. Ma non intero, era mezzo busto che veniva dalla parte del muro, non dalla porta, della porta aperta. Sennò di che stava qua si sentiva il rumore sopra. Era qui sopra, sì. Era qui sopra, Allora no, è questo che si guarda. Quello sotto, okay. No. Infatti mi sembra strano. Che cazzo è che mi ha toccato la spalla? Come l'ha toccato? Porca puttana, che cazzo è che mi ha toccato? Io no, io sono qui io.
Fede, mi ha toccato qualcosa sulla spalla. Giuro. Giuro, è impossibile che lo zaino, mi sono sentito fa così. Qui, qui, al tricipite, qui. Questo. Ma come? Come fa a arrivarci? Qui, qui. Toccami qui. Qui. No, più su. Qui. Lì, esatto. Qui mi ha toccato. Sulla spalla. Hai toccato Francesco? Che ha fatto sbrillare sera? Guarda. Guarda. Vedi? Porca puttana. Ti giuro, Fede, la sensazione è così. Sì, sì. Dai. Guarda! Porca miseria. Porca miseria! No, non ci posso credere. Non ti dico una cazzata, mi sono sentito toccare. No, è una cosa credo. Che non mi succede mai. Fede, è come se tu mi toccassi. Guarda, guarda. È come se tu mi toccassi. Guarda. Quindi confermi che tu mi hai toccato? Stai confermando questa cosa? Stai riprendendo, vero, tutto? Sì, guarda. Ok. Pazzesco, vedi? No, guarda. Perché ero così, no? Mi sono girato e lo zaino non mi può toccare, cioè, com'è possibile? No, no, però io ero lì, come facevo, c'avevo le mani occupate. Mi sono sentito toccare proprio la spalla. Guarda. Ma ho i brividi, cazzo. Ho i brividi, c'è qualcosa qui, te l'ho detto. Sì, sì. Guarda caso il punto in cui oggi siamo saliti e abbiamo sentito rumori. È vero. Guarda caso. Ti fai sentire? C'è qualcuno? Non siamo qui per disturbare. Siamo esploratori, facciamo le foto. Avvicinando sempre di più. Boh. La può controllare? No. Senti, si sta avvicinando. Per favore, se c'è qualcuno puoi rispondere? No, ma è il vento. Ma che vento? Dio Cristo, siete si sente camminare. Beh. Oh, eri brillato, eh. Ti giuro, sensazione de... Fede, è come se qualcuno ti toccasse, ti giuro. Sì, sì, sì. Mi sono sentito, ho sentito proprio le dita. Le dita, guarda. Le dita, le dita. Guarda quando l'hai detto. Le dita. Le dita. Qui alla spalla, tra la spalla e il tricipite, così. Sì, sì. Oh, non mi è mai successo, cioè almeno è successo in tutti questi anni, ma così non l'ho mai sentito. È pazzesco. Sai cosa? Visto che c'è energia qua, direi di provare a fare una sessione. Secondo me. Che dici? Dici? Sì, visto che qualcuno ci ha risposto. Ti va di parlare? Con la tua voce? Non ci posso credere. Sta chiedendo aiuto, mi sa. Sta chiedendo aiuto, ha bisogno di parlare? Sì, puoi illuminare lo strumento, se sì. Dai, non mollare. Continua con la tua energia per manifestarti e farci capire. Rispondendo con lo strumento, per favore. Ha bisogno di aiuto? Qualcosa vede? Sì, sì, per forza, energie ci sono. Cavolo, beh. Hai visto come si illuminava lo strumento quando sì, dicevo sì. Certe cose?
Appena detto ti va di parlare, quello è subito illuminato. Quello là no, però. Però prima anche. Anche quello là prima. Vabbè, non c'è verso, bisogna parlare con loro. O con lui, o con lei, chiunque sia. Però incredibile, Hai visto come cavolo si illuminava, Fede? Sì, sì. Cioè, impressionante, Te magari pensavi che ero io, Però dico... No, ma sei accanto a me, mi è successo sulla spalla destra, No, no, ma... Ero qui accanto. Una avevo teleame, una avevo K2. Come ero qua, Sì, sì. Ma infatti... Tieni un secondo, voglio capire se ci si vede. O è troppo alto. E mettere più giù. No, va bene. Ok. Sicuro? Sì, sì, va benissimo. Sta già andando? Sì, sì, sta sempre registrando. Ok. A meno che te l'ha stoppato, no? No. Allora, a posto. Guardi, ma non muovo.